arriviamo con la consapevolezza di partire bene, capendo che il campionato di Lega Pro è un campionato completamente diverso dalla B. Bisogna calarsi subito nella mentalità, perché non serve solo la tecnica, ma servono anche altri fattori, tipo il discorso di battagliare su tutti i campi, il discorso di non accontentarsi mai, il discorso di fare sempre la partita ma col giusto equilibrio. Questa deve essere la nostra intenzione, non si intende di fare calcio, ma soprattutto calarsi subito nella mentalità della Lega Pro, perché la Lega Pro è un campionato difficilissimo. Ma è un avversario che precampionato, intanto, anche se il calcio d'agosto è un calcio completamente diverso dal campionato. Hanno vinto contro il Cagliari, hanno vinto contro l'Arzachena, una squadra che gioca un 4-3-1-2 con un allenatore preparato, un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre. È una squadra di un mix giovani ed esperti, campo stretto e piccolo, dove io ho lavorato 6 mesi. È un ambiente anche giusto per poter giocare. Bisogna capire che noi si affrontano tutte squadre che giocano per batterci, e noi dobbiamo cercare di andare sul discorso che ho detto prima, di mettere dentro il discorso tecnico-tattico, il discorso di battagliare, perché domani affronteremo una squadra che comunque è una squadra importante. Ah, Umberto bene, si è allenato regolarmente, sarà della partita. Squadra al completo. Sì, tranne Filippini, ma la squadra è al completo, sì. Ma guardi, sinceramente non ci penso, io vado per step, cioè adesso la nostra preoccupazione, la nostra intenzione è quella di andare ad Olbia domani e cercare di fare le cose giuste. L'ultima giornata ci penseremo, dobbiamo partire bene, calendario tanto, poi le vai affrontare tutte, fatte se riposi o non riposi, però io preferisco pensare alla prima giornata che è domani, poi da lunedì penseremo alla Siena, poi dall'altra penseremo a Monza. L'ultima giornata bisogna arrivarci, e bisogna arrivarci bene, ecco. Ma questa è una squadra che, cioè, noi siamo partiti col 4-3-3, ma in certe partite abbiamo giocato anche col 4-2-3-1, che per l'occorrenza dovrebbe essere un 4-2-4. È una squadra che, a mio avviso, può giocare sia col 4-3-3 che con 4-2-3-1. Bisogna essere sempre pronti a cambiare anche il sistema di gioco in corso. Bisogna capire anche come si mette la partita, e da lì bisogna gestire i momenti. Però questa è una squadra che in questo momento qui, nel 4-3-3, ci ha dato indicazioni importanti, dove deve sicuramente limare e migliorare certe situazioni. Però è una squadra, per i giocatori che ho dalla metà campo in su, può giocare anche con un sistema di gioco diverso. È un'idea di Mannini a sinistra, come potrebbe essere l'idea di Giulio Favale, giocatore che comunque si è ben comportato, è l'unico in questo momento qui sinistro di ruolo, perché è l'unico mancino. Adattare un destro a sinistra, secondo me, per il modo di giocare, per il modo di fare, sicuramente potresti guadagnare nell'esperienza in certe situazioni, ma potresti perdere in altre situazioni. Domani scioglieremo il dubbio e vedrò se far giocare Mannini a sinistra o Favale. No, no, ci pensiamo, ma sono anni che ne parliamo, sono anni che discutiamo di queste situazioni, però poi il problema non lo risolviamo. È normale che il mercato dura tantissimo, ed è normale che tu domani puoi giocare con una formazione, e da dopodomani il giocatore che ha giocato titolare può andare via. È il sistema che, a mio avviso, va cambiato, va dato importanza anche a questa situazione qui. Per me il mercato dovrebbe durare 15-20 giorni, non di più, però sono anni che se ne parla, ma il problema non si va mai a risolvere. Noi ci adeguiamo alla situazione. Sì, ma non è detto che si debbano prendere per forza gli over, cioè
anche se il numero ci dice che ne possiamo prendere ancora due per il discorso di Daniele Mannini. Può arrivare qualche giocatore, ma mi auguro che poi la rosa resti per com'è, perché comunque è un gruppo importante, un gruppo che comunque mentalizzato, e sono convinto che questo gruppo qui può fare grandi cose, e se arriverà qualcun altro si dovrà subito adeguare e adattare a questo gruppo, che è già un gruppo importante. Può arrivare un Ma centrocampista, può arrivare un centrocampista, può arrivare un centrocampista, serve un centrocampista, serve un giocatore per completare la rosa. La società mi ha messo a disposizione un gruppo di giocatori validi, un gruppo di giocatori importanti, bisogna migliorarla perché sono andati via due giocatori di ruolo come Luca Verna e Federica Fanciulli, è normale che ne serva uno, però devo dire che comunque per adesso siamo bene anche così. Ho detto che sicuramente bisogna fare qualcosa. Poi discorso dell'over o dell'under, questo è un altro discorso. Noi bisogna fare un campionato importante, ma non è detto e generalizzo che poi gli over ti facciano vincere il campionato o ti facciano fare cose importanti. Devono arrivare giocatori importanti, giocatori che comunque sposino il progetto, giocatori che comunque si calano subito nella mentalità, giocatori che vengono qui a farci la differenza sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto del comportamento, del temperamento, del discorso tecnico, del discorso tattico. Ci serve il giocatore giusto, poi arrivi l'under, arrivi l'over, l'importante è che arrivi qui e ci faccia, ecco, la differenza sotto tanti aspetti. Ma il discorso del portiere, è È normale che ci sia, è delicato. delicato, il discorso del portiere ci sono sì delle gerarchie, ma nel momento in cui si fanno delle scelte vanno rispettate. In questo momento qui siamo partiti con Pekatovic, andremo avanti con Pekatovic. Importante avere portieri dietro di grande affidabilità, e la società mi ha messo a disposizione sia Reynolds, che c'è anche Campani, un ragazzo che comunque un 2000 di grande prospettiva, lavora bene, un portiere che di grande affidabilità. Avere tre portieri per me è importante, sono tre portieri che a mio avviso in questo momento qui potrebbero giocare titolare, ma è normale che le gerarchie per quanto riguarda i portieri è diversa. Partiremo con Pektoric e poi vedremo con campionato in corso cosa succede. Sì, io dico che chi ha il posto in questo momento qui lo deve difendere e far sì che poi chi è dietro non glielo ruba, ecco, tra virgolette. Ma è normale che abbiamo perso un giocatore esperto, abbiamo perso un giocatore di categoria, un professionista serio, perché Alessandro ha avuto un comportamento eccezionale. C'è da dire che i giocatori che sono andati via da Pisa sono giocatori importanti, perché vedi Angiulli è andato a Terni e gioca in B titolare, vedi Verna va a Capi e gioca titolare in B. Lo stesso discorso sarà per Alessandro. Quando ci sono giocatori importanti, è normale che non è che li puoi trattenere se hanno la possibilità di giocare in categoria superiore. È una scelta fatta da loro, fatta dalla società. Dispiace aver perso un giocatore come Alessandro, bisogna essere bravi subito con Favale, Filippini a farli integrare subito per fare un campionato importante. Però sicuramente abbiamo perso un giocatore esperto, ma ha avuto richieste di B, è normale che l'ha preso in considerazione. Anche perché basta guardare la partita di ieri di Roma-Inter, e non è servita, no? Perché poteva servire, ma non è servita. Troppi tempi morti, troppe situazioni che sono andate per i tempi lunghi. Io penso che la cosa giusta sulla VAR l'ha detta Buffon, le dichiarazioni di Buffon, che comunque oggi gli arbitri hanno meno responsabilità. Prima la partita poteva finire 3-2, 3-1, 4-2 con qualche errore, però sapevi che c'era l'errore e la gente si divertiva di più. Adesso invece ci sono troppe pause, basta guardare anche la partita ieri Benevento-Bologna, cioè sull'1-1 gente in campo a esultare, dopo 2 minuti è stato annullato il gol. Secondo me va migliorata, evidentemente ci vorrà il tempo per adattarsi anche in questa situazione qui, ma anche lì non ci possiamo fare nulla. Noi non questo problema non ce l'abbiamo.
fortuna, è una situazione che va migliorata anche questa. Cioè, il discorso della Lega Pro, della C, ogni anno ci sono dei problemi, no? I ritardi, il discorso a over, il discorso under, il discorso delle fiduzioni. Io penso che Gravina stia facendo cose importanti, cioè ci vuole il tempo per migliorare certe situazioni, l'importante è che poi ci sia stato il buon senso, se ne è parlato tanto, però poi la soluzione si è trovata e poi alla fine andiamo in campo a giocare. Io penso che ci deve essere sempre una soluzione al problema, sia il discorso di Gravina, sia il discorso di Damiano Tommasi, che conosco bene, posso dire che un professionista serio, hanno trovato la soluzione al problema, è stato un bene per tutti, ma è normale che ci vuole il tempo per migliorare certe situazioni. La Lega Pro secondo me ha bisogno di gli devono dare più importanza sotto tanti aspetti, non deve succedere più la situazione, il caso di Messina, non deve succedere più ecco, giocatori che vengono pagati per mesi, mesi e mesi e non succede nulla, e penso che anche lì hanno trovato una soluzione al problema. La Lega Pro ha migliorato anche in questo, e penso che sia Gravina da una parte, sia Damiano Tommasi dall'altra parte siano le persone giuste per poter migliorare questa situazione. Guardi, io per rispetto dei miei giocatori, non dico mai chi gioca il giorno prima, i miei giocatori sapranno la formazione domani quando arriveremo ad Olbia un'ora prima della partita. Ho centrocampisti importanti e possono giocare tutti. E sia Maltese, sia Gucker, sia Izzillo, sia Zammarini, lo stesso Di Quinzio, si possono giocare il posto per la partita di domani. Però sinceramente preferisco prima dire la formazione a loro e poi sicuramente la saprete voi.